Buongiorno a tutti. Dunque, buongiorno a tutti. La delegazione di Fratelli d'Italia ha incontrato il presidente Mattarella. In questo breve e franco confronto ha ribadito la sua posizione chiara e semplice. Per noi, per Fratelli d'Italia, l'unico sbocco possibile di questa crisi di governo è lo scioglimento immediato delle Camere e il ritorno alle urne. Abbiamo chiesto al presidente Mattarella di valutare questa eventualità anche nel caso in cui Movimento 5 Stelle e Partito Democratico confermassero la loro volontà di procedere verso il patto della poltrona che stanno trattando in queste ore. Perché un governo fatto da forze politiche che si sono candidate dicendo agli italiani che avrebbero ciascuna combattuto l'altra è un inganno verso gli elettori. È la cosa più distante che io conosco dall'idea di democrazia. Un governo che nasce con l'obiettivo dichiarato di aggirare la democrazia, cioè di impedire che qualcun altro vinca le elezioni e quindi di impedire per questo che gli italiani possano votare, è la cosa più distante che conosco dal rispetto dell'articolo 1 della Costituzione. Un governo che nasce con l'obiettivo di fare l'esatto contrario di quello che gli italiani chiedono ormai in tutte le elezioni: blocco dell'immigrazione, taglio delle tasse, rispetto dell'Italia nei contesti internazionali, in sede europea, difesa delle nostre aziende, del nostro lavoro. Un governo che nasce per fare l'esatto contrario di questo è un inganno verso i cittadini, verso gli italiani. E aggiungo che questa settimana di trattative tra i 5 Stelle e il Partito Democratico a cui abbiamo assistito hanno rafforzato la nostra convinzione. Perché noi abbiamo sentito parlare solo di poltrone, abbiamo solo sentito parlare di chi fa cosa. Avessimo sentito una parola sui problemi dell'Italia e su come si intendono affrontare quei problemi. I programmi arriveranno dopo. Prima ci mettiamo d'accordo sulle poltrone e poi forse parleremo dei problemi degli italiani. Tra l'altro, con dei continui stop e delle continue ripartenze che tradiscono anche, diciamo, una proprio difficoltà di sopportazione tra queste forze politiche. Il che è uno spiraglio su quello che accadrà, che accadrebbe quando il governo dovesse formarsi. Un altro governo che litigherebbe su tutto, un altro governo al mio punto di vista destinato a durare l'arco di pochi mesi e quindi ancora immobilismo e ancora instabilità per l'Italia. Invece l'Italia ha un disperato bisogno di stabilità e quella stabilità ci sarebbe se si andasse a votare, perché se si andasse a votare da libere elezioni uscirebbe un governo con un forte mandato popolare capace di durare 5 anni, perché avrebbe i numeri per durare 5 anni e una visione condivisa sulle grandi questioni del nostro tempo, sulle grandi questioni fondamentali. Queste sono le ragioni per le quali abbiamo chiesto al presidente Mattarella di indire le elezioni. Il presidente sa bene, e quindi lo dico, diciamo, con umiltà, ma il presidente Mattarella sa bene di non avere alcun obbligo costituzionale a dare via libera a qualunque maggioranza, proprio in virtù dell'articolo 1 della Costituzione. Dice: la sovranità appartiene al popolo. Con un governo formato da 5 Stelle e Partito Democratico, questo precetto fondamentale previsto dall'articolo 1 della nostra Costituzione sarebbe oggettivamente non sarebbe rispettato. Allora confidiamo che di fronte a un'intesa dettata solo dalla paura del voto, nata solo per mantenere delle poltrone, di fronte a questo inganno, il presidente Mattarella voglia valutare la possibilità di non farsi notaio di questo patto della poltrona e di esercitare la sua potestà di sciogliere le Camere nell'interesse superiore della nazione. Aggiungo che abbiamo chiesto al presidente Mattarella di concludere questa crisi di governo, in ogni caso oggi, così come egli stesso aveva detto, insomma, di voler procedere in maniera molto veloce, non prolungare ancora i tempi della crisi, assumere decisioni definitive, noi speriamo nel senso che vi ho detto,
non concedere anche quando venisse richiesto altro tempo per questo osceno baratto di poltrone che si sta consumando. Questa è la posizione, come sempre, chiara, di Fratelli d'Italia. Noi continuiamo a chiedere con forza una unica opzione: elezioni, libertà, sovranità. Non prendiamo lezioni né da quel Partito Democratico che negli ultimi 10 anni ha governato per 6 anni senza mai vincere le elezioni, e neanche dagli esponenti del Movimento 5 Stelle che, come abbiamo detto, si erano candidati dichiarando che avrebbero aperto il palazzo come una scatoletta di tonno e poi sono diventati il tonno chiuso dentro la scatoletta. Continueremo a denunciare lo scempio che questi partiti stanno consumando. Non è stato oggetto del nostro colloquio col presidente Mattarella, ma approfitto della vostra pazienza per annunciare che scenderemo in piazza. Se questo governo dovesse nascere, invitiamo già da ora gli italiani a scendere in piazza con noi, a Piazza Montecitorio, il giorno della fiducia, perché con buona pace di quelli che pensano che gli italiani non possono votare e non debbano neanche manifestare il loro dissenso, noi invece vorremmo dare voce agli italiani che capiscono l'inganno che si sta consumando, che vogliono così manifestare la propria contrarietà. Lo facciamo invitando tutti, non solo gli elettori di Fratelli d'Italia, anche diciamo, i militanti delusi di quei partiti che stanno facendo l'esatto contrario di quello che avevano dichiarato, e lo facciamo con la forza di chi non ha alcuna responsabilità né diretta né indiretta in quello che sta accadendo in Italia. Siamo dalla parte della democrazia, siamo dalla parte dell'Italia, dei diritti degli italiani, della Costituzione italiana, e pensiamo, di poterlo dire e di doverlo dire anche nelle piazze oltre che in Parlamento. Vi ringrazio. Se non avete Io ho una domande, domanda, scusi. Giuseppe Di Vittorio della TV Economica e dobbiamo andare Finanziaria, Le veloci Fonti. Sì, perché mi avevano chiesto. in velocità. Prima della crisi lo spread era a 200, poi sull'ipotesi di un governo Fratelli d'Italia Lega era salito a 2,50, adesso è a 183. Rimanete fedeli alla vostra posizione di Siamo sovranità ancora più monetaria? convinti. E la seconda questione è, con Di Maio eventualmente ministro della Difesa, il governo sarà buonista o rigorista sui temi dell'immigrazione? Questo lo dovete chiedere a Di Maio, che è buono per tutte le stagioni, non lo chieda a me. Io sul Movimento 5 Stelle non so mai dire come la penseranno, e del resto stanno, diciamo, indifferentemente facendo parte di un governo che in teoria ha come punto riaprire i porti dopo aver fatto per un anno il governo con qualcuno che aveva chiuso i porti. Quindi questo lo deve chiedere a Di Maio, ammesso che Di Maio sia in grado di darle una risposta, perché diciamo, abbiamo visto che sono persone che non sono esattamente legate alle convinzioni di base. Sul tema dello spread, purtroppo non fa altro che convincermi. Non c'è un governo da un mese in Italia, di fatto. Siamo in mezzo a una crisi di governo e c'è lo spread a 190 punti. Che significa? Significa che un governo 5 Stelle PD garantirebbe una serie di interessi e di poteri. Questa è come la vedo io. E quindi sono ancora più convinta di quello che sto facendo e del fatto che dobbiamo essere contrari a un governo siffatto per garantire interessi che non sono gli interessi italiani. Grazie, buon Stefano Fusani lavoro. per Discovery News, scusi tanto Presidente, velocissima. Vi A lei prego. non pare un pochino troppo aver chiesto da qui, da questo posto che è il Quirinale, di dire agli italiani comunque di andare in piazza se non No, dovesse? non so da quando avete No, deciso anche che perché scendere in la piazza Carta è eversivo. Costituzionale. Scusate, non so da quando avete deciso che dire no, manifestare il proprio dissenso è eversivo. Anche questo è Sì, scritto ma nella lei lo nostra sta chiedendo dal Costituzione. Quirinale, Io dove lo sono in chiedo dal corso le Quirinale, io lo chiedo consultazioni. dal Quirinale, non sto dicendo niente di diverso da quello che è previsto nella nostra Costituzione. Manifesto il mio dissenso, lo voglio rappresentare insieme al popolo italiano, a quella parte di popolo italiano che come me non è d'accordo, perché non è sempre tutto Sì, scontato. ma la Gli italiani non devono per Costituzione forza dice che subire si tutto. vota ogni 5 anni. La Costituzione dice che si vota 5 anni. Se io pensassi che si sta facendo una cosa costituzionalmente illegittima, chiamerei il colpo di Stato, che è un'altra cosa. Io sto dicendo che si sta facendo una cosa politicamente inopportuna e dal piano dei partiti che la stanno consumando vergognosa in termini di rispetto dei cittadini. Poi la Costituzione prevede che si possa fare, ma la Costituzione prevede anche che si possa scendere in piazza per dire non nel mio nome, io non ci sto. Quindi almeno concedeteci questo, insomma, gli italiani non possono più votare, potranno almeno dire la loro, no? Grazie, buona giornata.